E torniamo ai temi della politica. Beppe Grillo è stato intervistato dal nostro Giuseppe Carboni. Sentiamo. Buonasera, come va? No? Non vi vergognate un po', una punta di vergogna. Ma perché? Non lo so perché siete qua. Beh, perché per esempio il PD e tutto il centrodestra attacca sullo spettacolo. Ha visto, dicono che lo spettacolo è bellissimo, venite a vederlo. Sono a Napoli fra due giorni, Bari, Taranto. C'è l'esorcismo del grillo caramellato. Esatto, dicono che sia blasfemo. Ma come blasfema? Do un grillo, quindi il mio corpo entra nel corpo dell'attivista, lui diventa me, c'è cioè questa trasposizione, lui diventa me e io la comunione di grillo con l'attivista e la liberazione mia. Comunione e liberazione, c'è anche la cavalletta, ora l'esorcismo della cavalletta, venite a vedere lo spettacolo, è straordinario. Non so da dove arrivano. Un'altra domanda gliela posso fare, per esempio, sì. su quello che sta accadendo con il governo, con Trivellopoli. E questa è la risposta. No, ma cosa sta accadendo? Ce l'abbiamo sotto gli occhi tutti. Trivellopoli è un pretesto per continuare una politica energetica senza senso e andiamo avanti così, fatta da lobbisti del petrolio che continuano a non vedere che c'è un altro tipo di mondo fatto con un altro tipo di energia. Se non abbiamo un piano strategico per l'energia, non abbiamo un piano strategico per la civiltà di questo paese, tutto lì. E Renzi non parla? No, Renzi è, diciamo, lo Stato. Aspetta, però il suo gruppo parlamentare ha chiesto un incontro a Mattarella. A chi l'ha visto lo troveranno. Grazie, grazie, arrivederci.